e non so se vi riesco o meno, però questa è la riproduzione che mi sono fatto arrivare da La Valletta, quindi da Malta. È la bolla Approbationis et Confirmationis Paschalis Secundis ed è una bolla che è stata siglata da Pasquale II, dal Sommo Pontefice Pasquale II, il 13 febbraio dell'anno 1113. E in questo testo vengono indicate sette mansioni, sette case dell'ospedale presenti in territorio italiano. Quindi voi capite che su otto case l'ospedale di San Giovanni di Gerusalemme, sette ne aveva in suolo italiano. Questa è una cosa abbastanza importante perché colloca da subito il nostro oramai quasi millenario ordine, cioè l'ordine di San Giovanni di Gerusalemme, di Cipro, di Rodi, infine di Malta, all'interno di un qualcosa di molto molto particolare. Questa bolla in particolare vi posso dire che è uno dei frammenti intanto più antichi che esistano oggi riguardo appunto il fenomeno cavalleresco. Qui è siglato appunto Pasquale II, che è il sommo pontefice che determina l'apertura dell'ordine di San Giovanni. Da questo punto di vista, che cosa è accaduto? Intanto nell'anno 1130, quindi dopo qualche tempo, neppure un ventennio, il grande San Bernardo, che ha lasciato a noi Morimondo e l'abbazia di Chiaravalle milanese, ha lasciato un'ulteriore testimonianza, e cioè il 13 gennaio dell'anno 1130. Come vedete, il numero 13, chi mi conosce lo sa, io cerco di analizzare certi simboli, e in particolare questo simbolo del 13 è un simbolo abbastanza ridondante, abbastanza è il continuum che ci fa praticamente capire qual è la vera situazione. Ora, dal mio punto di vista, qual è l'inquadramento, quali sono gli ordini cavallereschi? In Italia c'è un mare magnum, però giustamente, come ha sottolineato il vostro presidente, che è ufficiale della Repubblica, e due cavalieri che siamo io e il presidente dell'UNCI di Varese, Danilo Francesco Guerini Rocco. Qual è il problema? Il problema è che c'è una legge quadro del 1951, che ci, giustamente, nell'alveo di questa legge, noi dobbiamo cercare di camminare per evitare anche sanzioni. Lo sa, Mario, gli spiegavo appunto che alcuni simboli, se non appartengono ad ordini riconosciuti, non si possono usare, né benché meno sui bigliettini da visita, non si può minimamente impiegare il titolo appunto di cavaliere. Quindi, da questo punto di vista, qual è la situazione? È una situazione, oseremmo dire, io sono laureato a Brera in pittura e decorazione. Però nel contempo avevo questa grande passione per la teologia e soprattutto per le scienze religiose in antropologia, conseguito col massimo dei voti la lode con Monsignor Sequeri, una laurea su Apocalisse. Dietro di me vedete dei cavalli, io ho raffigurato i cavalli di Apocalisse ed ero partito proprio da quella situazione, quindi vi parlo di una ventina di anni fa quando iniziai le mie ricerche. E in modo particolare il fatto oggi di avere delle pubblicazioni ad Harvard piuttosto che a Stanford, nel gota, diciamo, della cultura, ovviamente aiuta, ma dall'altro lato fa parecchio piacere, ecco, avere delle pubblicazioni scientifiche all'interno di grandi istituzioni del gota, appunto nel mondo universitario e della cultura. In Italia gli ordini cavallereschi si potrebbe parlare amplissimamente. Io sono partito, ripeto, da questa bulla Approbationis et Confirmationis Paschalis Secundis. Ecco, questo è il momento, è l'alfa, siamo nel 1113. Poi abbiamo nel 1130 il riconoscimento canonico dei Pauperes commilitonis Christi, Templique Salomonis, ovvero
l'ordine dei Templari, quindi prima l'ordine ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme, poi l'ordine dei Templari, sul finire del XII secolo, nel 1190, l'ordine teutonico, che ha un riconoscimento ufficiale canonico, cioè il sommo pontefice allora regnante ne riconosce la validità e li istituisce solo a partire dal 1198. Queste sono tre sacre milizie. La quarta sacra milizia è l'ordine di San Lazzaro, perché dico queste quattro per un fatto abbastanza semplice, perché i quattro colori dei quattro cavalli di Apocalisse, cioè il cavallo bianco, il cavallo rosso, il cavallo nero e il cavallo verde, che hanno delle espressioni simboliche, per cui c'è sia un teriomorfismo simbolico e una simbolica legata, e al numero 4, un numero legato alla natura. Il quadrato è una figura indeformabile, ma è la figura per antonomasia che quadra appunto la natura umana. Dall'altro lato invece abbiamo una grande porzione che riguarda il fenomeno, diciamo, cromatico, per cui i cromatismi hanno un loro profondo riconoscimento. Da un punto di vista simbolico, senza entrare nello specifico, senza citare questioni alchemiche, il bianco, quindi albedo, nigredo e altro, semplicemente i quattro colori ci riportano ai quattro punti cardinali. Ecco, questo è un po' il significato, no, del simbolismo numerico e del teriomorfismo cromatico. Poi abbiamo un'evoluzione, perché in realtà con la cacciata dal potentato orientale, quindi quando in ultramare perderemo noi cattolici le terre che erano quell'Al-Quds, la Santa, torna a essere rinominata non più Gerusalemme, Gerusalem, ma Al-Quds, praticamente a quel punto noi ci troviamo di fronte ad una situazione davvero, davvero complessa. Perché che significato hanno questi ordini cavallereschi? Ovviamente il significato profondo degli ordini cavallereschi era la difesa dei loca santa, cioè facevano una sorta di operazione di peacekeeping. Io qui in questo volume Fides et Caritas analizzo in modo particolare il beato fondatore, che è Gherardo de Saxo, ma in modo particolare Gherardo de Saxo è il fondatore dell'ospedale, e qui ad esempio l'introduzione Sua Altezza Eminentissima fra Matthew Festing, che era il 79esimo principe Gran Maestro del Sovrano Militare Ordine di Malta. Io ho voluto inserire una bellissima riproduzione anastatica, vedete, del Giacomo Bosio, che ha fatto la storia praticamente del beato fondatore, che quasi nessuno conosce, appunto, la vera storia di questo frate benedettino che si reca nei loca santa e poi inizia appunto l'ospedale di San Giovanni di Gerusalemme. Che cosa dire circa ovviamente la questione del nostro fenomeno? Cioè il fenomeno cavalleresco inizia col De Laude Novae Militiae e quindi con l'elogio della nuova cavalleria di San Bernardo da Chiaravalle. Quindi se noi parliamo di San Bernardo entriamo in aperto conflitto con quella che è la triplice differenziazione sociale, perché poggiava agli inizi nel 1035, quando nel Carmen ad Robertum ad Legem viene indicato questo nuovo modo di fare la cavalleria, ecco che possiamo indicare la situazione si fa davvero, davvero complessa. Che cosa dice il nostro San Bernardo? San Bernardo sottolinea questo aspetto dicotomico, perché Ascelino, duca vescovo di Laon, aveva teorizzato proprio la differenziazione in oratores et bellatores. Quindi voi capite bene che in questo caso c'è una profonda commistione,
c'è una commistione tra oratores et bellatores. Quindi oratores et bellatores sono due cose distinte che non si possono mettere ovviamente insieme. Di lì però nasce il fenomeno cavalleresco, perché la cavalleria cerca di aiutare le persone in difficoltà, in particolare gli ultimi, i poveri, le vedove, e quindi questo è il significato maggiore. Gli ordini si distinguono a partire dal Sansovino, perché poi c'è un'evoluzione, perdono i potentati cristiani, quindi siamo alla fine, quando c'è poi il processo ai Templari, non vi sto a indicare, io avevo scritto un volume su Beato Rainaldo da Concorezzo, che ha assolto con formula piena per l'Alta Italia i Templari, però nel resto del mondo i Templari sono finiti praticamente a rogo. Ora, il problema di fondo è che i Templari erano divenuti dei banchieri, quindi avevano perduto il loro iniziale slancio a favore dei Loca Santa, dei potentati dei Loca Santa. E quando praticamente questa cosa si determina, partirà ovviamente il grosso problema verso i Templari. Terminato questo periodo, quindi parliamo del 1307, è un 13, vedete che ritorna ancora il numero 13, 13 ottobre del 1307, quindi 1307, ritorna questa cosa, è un venerdì 13, infatti sono famigerati non i venerdì 17, ma i venerdì 13 in Francia, a differenza magari dell'Italia e di altri paesi, che scaramanticamente noi siamo invece avvezzi a rigettare il venerdì 17. Da questo punto di vista inizia la damnatio memoriae, perché il Papa, il Sommo Pontefice, che tra l'altro è quello che aveva consentito la cattività avignonese, quindi il trasferimento ad Avignone del papato, capite bene che questa fu una scelta inoculata, è una scelta che getterà tutta la Chiesa profondamente in crisi. In realtà i Templari, come ho sottolineato ad un amico abate cistercense, secondo me sono stati sacrificati, sono stati immolati come vittime sacrificali appunto sull'altare della, diciamo, di un salvataggio verso la cristianità cattolica. Di lì a qualche tempo ci sarebbe stato lo scisma anglicano. Di lì a qualche tempo ci sarebbe stata la fissione delle 95 tesi fuori dalla cappella universitale di Wittenberg. Quindi, capite bene, cioè questa situazione è una situazione che getta ovviamente parecchio in crisi il mondo appunto cristiano. Che cosa?